DNA è una molecola complessa indispensabile per il funzionamento, la crescita e la riproduzione degli organismi viventi. È presente in tutte le cellule di ogni organismo. Isolato per la prima volta nel 1869 da un biochimico svizzero che aveva notato una sostanza microscopica in bende chirurgiche usate, all'inizio venne chiamato nucleina. Si è dovuti arrivare al 1953 perché venisse presentato il primo modello accurato della sua struttura, quello della doppia elica. Il suo vero nome ora è acido desossiribonucleico. La medicina forense si serve di questa molecola, generalmente isolata da ogni cellula del sangue, della pelle, della saliva o dei capelli, per identificare i responsabili di crimini di vario genere. Ma come si fa, utilizzando il DNA, a scoprire chi è il colpevole? Lo chiediamo a Paola Vittorioso, genetista molecolare, insegna all'Università di Roma. Benvenuta, prego. Ingegneria genetica insegni, Paola, sì. Prego, sediti pure lì. Allora, cerchiamo di capire bene, in modo semplice, intanto, che cos'è il DNA. Allora, il DNA, che è questa cosa che vediamo qui, è fondamentalmente la molecola che contiene tutte le informazioni necessarie perché noi siamo, io come sono fatta, tu e tutti quanti così. Cioè contiene la nostra unicità. Esatto. Tutte le informazioni che, genetiche che ci rendono ciascuno diverso da un altro. Però è una molecola unici. Apparentemente complessa, molto semplice, perché è fatta da quattro, diciamo, mattoni, che sono questi che vediamo qui all'interno, che quali? Sono rappresentati. Fammi capire quali sono i mattoni. Questi. Il DNA sono questi, perfetto. Sono a coppie, okay, a coppie. E sono fondamentalmente rappresentati, identificati con quattro lettere: A, C, G e T. Ok. Ovviamente, come anche il nostro alfabeto, che contiene 21 lettere, può, se ben assemblato, dare dei romanzi, dei capolavori, allo stesso modo può dare delle frasi senza senso, anche il DNA in una sequenza di A, C, G e T sensata serve per produrre tutte le molecole delle nostre cellule. Il DNA è contenuto in ognuna delle nostre cellule? In tutte le cellule. In tutte le cellule che compongono il nostro organismo c'è il DNA, e quanto è grande questo DNA? Allora, il DNA così lineare come questo nastro è lungo, quello umano, 1.700.000 chilometri, se lo mettiamo per lungo. Cioè così. Noi in ogni cellula è una abbiamo... cellula è grande, è variabile, ma diciamo sotto il millimetro. Quindi ovviamente non ci può entrare. E come ci entra? Allora, viene complessato, noi diciamo in gergo compattato, che rende bene, nei cromosomi. Vediamo qua questi. I cromosomi a loro volta cosa sono? Delle parti del DNA? Sono, esatto, delle parti del DNA che molto molto compresse. Compresse. Dove e dentro... questo fa sì che possa entrare nella cellula e nel nucleo all'interno della cellula. Ok. Noi ne abbiamo, noi uomini, ne abbiamo 23 cromosomi, sono numerati dall'1 al 23, il 23esimo è il famoso XY o XX, che dà il sesso, che noi siamo o uomini o donne, a seconda, e sono 23, ma ogni cromosoma, questo è l'1, questo è l'XY. No, ricomincia, l'XY. Allora, questo qui è l'XY. Lo stavo inquadrando, XY, perfetto, XY. Okay. Esatto. E quindi questo è allora, quello, ma questo uomo. È il 23esimo, questo è un uomo. XY, perché la donna è XX. XX, quindi perfetto. Dovrebbe avere un'altra X. Allora, ovviamente vedete che questo è il cromosoma siamo... numero 23. Sì. Questo qui è grande. L'1. E questo determina cosa? Tantissime cose. Ah, ok, tantissime. Perfetto. Questo è facile perché chiaramente è il sesso. Negli altri ci sono informazioni per moltissime molecole e proteine. E quello che è importante è che questi sono coppie di cromosomi, cioè l'uno è presente con uno che viene dalla mamma e uno che viene dal papà. Quindi okay. Di fatto abbiamo 46 cromosomi che sono 23 coppie, okay, proprio perfetto. Perché ogni figlio abbia le informazioni sia del papà che della mamma. Abbiamo tutti 23 coppie di cromosomi, quindi in tutto 46 cromosomi. Esatto. Perfetto. Ora, come vedete in questi cromosomi qui, ci sono delle regioni, dei ci tratti, sono delle parti, delle parti sì. Che sono uguali e sì. Che sono quelle che servono a dare l'informazione per le molecole proteine. Sì. Così, ecco, ferma, così, perfetto. Così. Quindi le parti uguali sono queste. Sono tutte queste. Esatto, e poi c'è una parte invece. C'è una parte che qua è in blu, qua in rosso.
che è una parte cosiddetta variabile, che è una frase senza senso. Variabile. E che nella coppia è diversa. Quindi è diverso quello che viene dalla mamma e quello che viene dal padre. Qui c'è una parte che è uguale per tutti gli esseri umani. Esatto. Gli individui. Che è quella che serve perché funzioniamo al meglio. Perché siamo tutti uguali, siamo tutti biologicamente costituiti in un certo modo. E poi c'è invece una parte che è la nostra unicità, che è diversa da individuo a individuo. Perché serve apparentemente a nulla, ma se non a darci un'impronta digitale. Ok, è come se fosse un'impronta digitale. Esatto. Allora, come si fa a scoprire, per esempio, sulla scena di un delitto? Perché noi lasciamo tracce delle nostre cellule, no? Ovunque lasciamo delle cellule. La saliva contiene delle cellule, il sangue contiene delle cellule, il sudore. Il capello. I capelli. L'unghia. I capelli sono famosissimi. L'unghia, ma anche toccando così un po' di cellule, per quanto morte, rimangono. E quindi sono fonti di DNA. Allora, c'è una tecnica che è stata messa a punto nell'86, molto semplice, che permette da poche cellule, quindi pochissimo DNA, di ottenere tantissime copie, quindi di amplificare, si dice in gergo, queste regioni, questi tratti, che sono quelli unici per ognuno di noi. Bene. Amplificando 13 di questi tratti, c'è la probabilità al 99,99% che quella sia io o... Perché non 100%? Perché è un'analisi per probabilità, cioè non si può, la certezza non la otterremo mai, ma avremo l'esclusione che quel profilo cosiddetto di DNA corrisponda solo a quell'individuo. Grazie, ringraziamo i tuoi studenti che si sono adoperati con queste cromosomi fatti con le perline molto molto chiare. Le studentesse. Ok, grazie a Paola Vittorioso.